Eccoci qua. Bene, allora, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa due giorni intitolata Green Possible, le nuove energie per i nuovi mercati. Una due giorni durante i quali ci interrogheremo, rifletteremo, ragioneremo su quelle che sono le prospettive future del nostro settore e di come queste prospettive si intrecciano con il grande cambiamento epocale che sta attraversando la società italiana, quella europea, quella mondiale per certi versi. Io sono Filippo Solibello e vi accompagnerò in questi due giorni, oggi pomeriggio, questa mattina e poi anche domani nella giornata conclusiva. Avremo tanti ospiti, avremo molte occasioni di riflettere insieme ai nostri ospiti, per la gran parte saranno presenti ovviamente qua dal vivo, ci saranno anche dei collegamenti, tanto ormai lo sapete che la versione ibrida degli eventi è quella che ci sta permettendo di ripartire in sicurezza. Quindi grazie per essere con noi, grazie per avere accettato il nostro invito e allora chiamerei subito sul palco a introdurre questa giornata e a dare l'inizio ai lavori il presidente, il vicepresidente del Consorzio Italiano Biogas, Piero Gattoni e Angelo Baronchelli. Buongiorno a entrambi, benvenuti. Buongiorno Angelo. Allora, credo dal podio, esatto, credo dal podio. Bene, buongiorno a tutti. Non possiamo che iniziare esprimendo la nostra soddisfazione di poterci ritrovare con un Biogas Italy in presenza, una soddisfazione del CIB che, pur essendo comunque una versione ibrida, comunque ci permette di iniziare a rincontrarci. Sicuramente gli anni passati sono stati anni molto impegnativi. Diciamo che la pandemia ha costretto molti di noi a doversi fermare. Molti di noi, qua ho tanti colleghi e molti ci stanno seguendo da casa come agricoltori, sappiamo che ogni tanto il nostro lavoro si deve fermare per motivi che tutto sommato non sono desiderati. Però sappiamo anche nelle nostre aziende, lo viviamo quotidianamente, che questo tempo va impegnato e riusciamo sempre, e infatti l'agricoltura in questi anni è stato uno dei settori in cui che non si è mai fermato, comunque dato sempre il suo contributo al nostro paese. Il contributo che abbiamo voluto dare noi in questo periodo è stato quello di cercare di mettere a sistema alcune intuizioni che abbiamo vissuto nelle nostre aziende in campagna, sperimentando quello che abbiamo chiamato il modello del biogas fatto bene. Un'innovazione, quella della digestione anaerobica portata in agricoltura, che ci ha permesso di capire che si poteva non solo produrre energia rinnovabile, ma soprattutto cambiare le pratiche agricole. Nasce così Farming for Future, secondo lo stile del Consorzio Italiano Biogas, attraverso un confronto fatto di esperienze di imprenditori agricoli, mondo dell'industria, mondo della ricerca, stakeholder, e nasce col pragmatismo che ci ha sempre contraddistinto. 10 azioni che possono essere concretamente oggi una soluzione praticabile per permettere al settore agricolo di ridurre le proprie emissioni, quindi di raggiungere un modello di sostenibilità maggiore. Queste 10 azioni sono il punto di partenza perché questa transizione sia consapevolmente portata avanti dal mondo agricolo e possa rappresentare una grande occasione di sviluppo per le nostre aziende. Quindi noi abbiamo poi deciso di aprire il dibattito su queste 10 azioni alle principali associazioni del mondo agricolo e gli interlocutori del mondo ambientalista, dell'ambientalismo scientifico, che sempre hanno accompagnato le nostre riflessioni su questi temi. Perché diciamo sempre che a soluzioni complicate non ci sono risposte semplici e nessuno ha la verità in tasca, e se vorremmo raggiungere l'obiettivo importante che ci stiamo dando di cambiare il paradigma agricolo, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Quindi permettetemi in fase introduttiva di ringraziare veramente in modo sentito i rappresentanti delle associazioni che hanno deciso non solo di partecipare al lancio di questo progetto lo scorso autunno, ma di accompagnare il CIB
noi, la nostra struttura, la nostra comunità in una riflessione che potesse essere poi portata concretamente sui territori. Ma questo processo, questo progetto avrà bisogno soprattutto di un aspetto che contraddistingue il consorzio fin dalla sua nascita, la comunicazione tra mondo agricolo e mondo dell'industria. Le 10 azioni sono possibili se l'industria saprà dare le innovazioni necessarie a noi agricoltori. Poi starà a noi saper gestire bene le risorse perché queste aziende, le aziende agricole colgano questa opportunità. Ma questo binomio è inscindibile, per cui io vorrei che oltre al mio intervento di apertura e oltre ovviamente al mio ringraziamento per tutti i partecipanti di oggi, ci sia anche l'intervento di Angelo Baronchelli che rappresenta l'industria del cibo. Grazie. Grazie Piero e benvenuto a tutti. Ringrazio gli amici Ettore, Massimiliano che avete comunque assicurato la vostra presenza e soprattutto avete assicurato, state assicurando un grande supporto a questa idea che il CIB sta portando avanti per lo sviluppo, credo, del sistema italiano, per lo sviluppo dell'agricoltura. Credo che quello che diceva Piero, unire le forze e fare sistema siano ormai direi i valori che in tutte le economie dobbiamo portare, perché il mondo di oggi, il mondo di domani è un mondo più complicato, è un mondo più complesso, è un mondo più esigente, nel quale le cose si possono fare non in tanti modi, si possono fare solo al meglio. Quindi credo che l'espressione che il CIB ha sempre voluto portare è questa, è quella di mettere insieme mondo dell'agricoltura, mondo di chi produce, con il mondo della tecnologia. Io devo ringraziare ovviamente tutti i soci CIB produttori e devo ringraziare tutti i soci CIB industriali, perché credo che questi 15 anni veramente siano stati un patto solidale fra i due sistemi. Abbiamo sempre lavorato insieme per un unico obiettivo, portare sviluppo, portare garanzie che non stavamo vendendo fumo, ma stavamo portando effettivamente il meglio che si potesse per lo sviluppo del sistema italiano, del sistema agricolo e del sistema energetico. Ecco, quindi credo che da questo punto di vista siamo stati, fra parentesi, dei pionieri, no? Oggi è ancora più forte questa necessità e anche questo momento oggi qui deve rimarcare questo, il fatto che se il mondo di domani è un mondo sicuramente tecnologico, è un mondo veloce, è un mondo esigente, tenere insieme le forze, darsi degli obiettivi comuni è indispensabile. Ecco, quindi con questo spirito io direi che possiamo aprire oggi i lavori. I temi che dobbiamo trattare oggi sono temi importantissimi, sono temi strategici. Da parte del sistema, anche politico, si prenderanno certe decisioni, questo assicurerà in futuro sviluppo all'agricoltura, sviluppo al Paese. Se queste decisioni non saranno nette, non saranno quelle che servono, evidentemente potremo pagare invece le conseguenze di tutto questo. Quindi questo momento anche in cui parlarci, in cui discutere, in cui approfondire ha questo significato. Dobbiamo uscire da questa fase con gli elementi che consentano di rilanciare il mondo del biogas, il mondo del biometano, in una prospettiva di investimenti e poi di lavoro che, ripeto, possa portare valore al Paese e possa portare valore a tutti. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie.